Niente qua, o va il video o va il Bluetooth. Comunque questa è la nuova autoradio che ho comprato. Mettiamo Oh, il dopo più volume. di un mese, finalmente, forse, dico Il forse. volume è così, è molto comodo in realtà, analogico, molto veloce, ma il volume è comunque il Bluetooth, cioè quello del telefono, il Bluetooth quando uso il Bluetooth. O se no, c'ho i due telecomandi. Addirittura due telecomandi, c'ho pure la telecamerina ma non l'ho installata. Non è ben filtrata, quando accendo il motore si sente un leggero fruscio, ma se non c'è musica, se no non si nota nemmeno. Comunque è un autoradio. Beh, è vero che l'installazione mi è costata 37. Vabbè, in realtà era quanto è scritto? Vabbè, 37 di cui io a 6, vabbè. Sui 30 euro di installazione, poi il più le tasse, mentre l'autoradio l'ho pagato sui 30, compreso il trasporto, se robe cinesi. Comunque c'ha il touchscreen, è tutto, vedete che figata? È una figata, l'Explorer, se c'ho, dovrebbe avere memoria, quindi dentro adesso non va, posso caricare anche foto, guarda. Funzionerà questo, probabilmente, eccolo qua. Torno indietro, se no il setting con le lingue, vediamo se ci sono le lingue. Other language, mettiamo Italia, English, c'è Italia, non c'è Italia. Ah sì, Italia, eccolo qua. Hai già segnato Italia. Hai segnato o no? Vabbè, proviamo a vedere se è andato. Linguaggio, sì, è andato. L'ho messo in italiano, che figata, una bella autoradio per 30 euro. Per di più questo è un monitor, posso attaccare la telecamerina, insomma è una bella autoradio. Per 30 euro ne vale la pena, cioè visti i prezzi delle autoradio mediamente, cioè questa vale la pena. Ovviamente gli attacchi sono diversi dalle vecchie autoradio, non so come cacchio abbiano fatto attaccarla. Comunque questi dell'autoservice sono veramente persone capaci, pagano le tasse, come già detto nell'ultimo video caricato 2 minuti fa. E niente, che dire? Ottimo. Ah, questa l'ho acquistata su AliExpress. Mentre l'ho installata, perché non ci sono riuscito, il mio elettrauto di fiducia, che ho capito che si sta rincoglionendo sempre di più, è sempre stato un ladro, un certo Maurizio di Via Beccaria, che per 2 volte di seguito mi ha installato una pompa, forse, chissà se l'ha fatto, per l'aria condizionata. E niente, senza ricevuta, senza niente, cazzo, quasi 400 euro, ma ci rendiamo conto. Per un lavoro poi fatto male, perché se è già la seconda volta che cambio la pompa. Quindi bene, non andate dai ladri, diffidate soprattutto di quelli che vi dicono: guarda, ti faccio meno soldi se non vuoi la ricevuta, ma vai a cagare, non farmi un cazzo allora. Ecco, questi qua non mi hanno detto niente, mi hanno fatto 37 euro, mi hanno installato l'autoradio, funziona da Dio. E niente, sono veramente contento. Adesso non si sente un cazzo perché l'unica fonte è il telefono e quando attacco il video si stacca. Come metto, spengo parte la musica, ma non potrete godere. Ve lo farò godere prossimamente. Ah, ho cambiato anche tutti i colori di sera, deve essere fighissima. Questo l'ho attaccato, ma non funziona, è una chiavetta del cazzo. Anche queste non compratele, sono opache queste SanDisk. Sono da 32 giga ma non funziona, cioè funzionano ma sono lentissime, sono un pacco, sono un pacchetto, sono soldi, anche perché costa 12-13 euro. Questa è una roba identica di quelle che vendono i cinesi per 3-4 euro. Questa invece sono sicuro della pagata più di 10 euro, invece è una roba tarocca. Non puoi per esempio mettere sistemi operativi o robe così perché sono lentissime. Puoi caricare canzoncine così, ma ne manco neanche l'autoradio perché c'è qualcosa installato, ne manco l'autoradio la legge, solo computer, PC, una merda insomma. Bene, quindi mentre l'autoradio non è male, dai, è la 7805 Schizwig, molto carina, touchscreen è un po' duretto ma funziona, insomma, funziona, molto carina, sono soddisfatto. Certo, l'ho comprata parecchi mesi fa, volevo fare anche il reso, ma dopo non sono riuscito a farlo perché la stampante non funzionava e adesso sono riuscito finalmente a installarla. E sono davvero felice, però continuo a mostrarvela, ma non sentite un cazzo, quindi farò un altro video con l'audio e con la musica. Ciao!